innovazione e digitalizzazione sono due temi molto inflazionati. Mi lasci dire che io preferisco parlare di trasformazione digitale. Trasformazione digitale intesa come quell'insieme di cambiamenti che consentono di trasformare, di cambiare quelli che sono i modelli operativi attuali, abilitati da nuove tecnologie e supportati e guidati dalla innovazione. Il consumatore finale, nel momento in cui interagisce con i canali digitali, con l'azienda, ha come riferimento i best in class come Amazon, come Google, come Uber, e quindi pretende dall'azienda che la comunicazione sia chiara, sia trasparente, e questo è uno stimolo comunque a improntare un rapporto basato fondamentalmente su concetti di chiarezza e di trasparenza che oggi non possiamo dire siano dominanti nel mercato. Attraverso la trasformazione digitale, attraverso una comunicazione digitale fra fornitore e cliente e consumatore finale, viene sostanzialmente a venire meno quell'intermediazione che spesso e volentieri, attraverso comunque canali telefonici, attraverso agenzie, non ha portato comunque a aiutare il consumatore a comprendere appieno e realmente quelle che sono le caratteristiche comunque dell'offerta, le caratteristiche del rapporto con la società che comunque fornisce energia elettrica e gas. L'evoluzione dei canali digitali, la trasformazione digitale, abilita e consente il fatto di portare sul tavolo del consumatore delle offerte nuove, delle offerte diverse. I consumatori stanno cambiando tantissimo le loro esigenze. Non sono più interessati, almeno dalle statistiche che abbiamo, a comprare il singolo kilowattora. Sono interessati comunque a comprare servizi. C'è chi comunque è più interessato ad aspetti green, chi è più interessato ad avere certezza dei costi. C'è chi è interessato comunque ad avere altre offerte, altri prodotti, altri servizi che si possono combinare all'offerta energetica, prodotti assicurativi, prodotti di assistenza per la casa. Sostanzialmente, attraverso la trasformazione digitale, noi crediamo che il rapporto fornitore-cliente possa cambiare fondamentalmente a vantaggio del cliente finale.